di insorgere per la comune libertà. E avevo scelto proprio un'antologia, non dico la totalità, ma un'antologia di queste testimonianze, per esempio quella di Rudolf Fischer, un operaio austriaco, e non sto a dire comunque più o meno, diciamo così, il percorso è quello, non sto a descrivere chi fu, cosa fece, quando venne arrestato, ma comunque arrestato, torturato, processato, decapitato, chi era decapitato, chi era fucilato, chi era impiccato e così via, chi era vittima di un massacro, di fucilazione in massa, di deportazione in massa, eccetera, eccetera, credo che siano cose a tutti noti in questa assemblea. Chi vive solo per sé, chi solo per sé cerca la felicità, non vive bene e nemmeno felice. L'uomo ha bisogno di qualcosa che sia sopra il suo stesso io. Noi è più che io. E queste parole le dedicava alla figlia, alla figlia. Da rilevare come la stessa sorte subirà la moglie, che ne aveva condiviso tutta l'attività clandestina e anche la detenzione. All'unica sorella, il ventunenne bulgaro Tatarò scrive: ti scongiuro di continuare al mio posto la lotta per quale muoio. Al centro del suo pensiero la solidarietà. Qui sorella ho visto i veri rapporti tra compagni, soprattutto sono contento del fatto che non si sente differenza alcuna fra un turco e un bulgaro, siamo tutti compagni. Sono giovane, hanno la vita, mi è difficile dire addio. Difficile dire addio alla ragazza madre, i propri cari agli amici, scrive uno studente danese in teologia di 23 anni, in un passo della lettera da cui poi è estrapolata la scritta che sta sulle lastre. Perché un popolo possa vivere è necessario che qualcuno muoia. Mentre la poetessa insegnante belga, Marguerite Bellevue, è entrata nella resistenza nell'immediatezza dell'occupazione da parte delle armate naziste, mi si dirà che sono morta inutilmente da esaltata, sarà la verità storica. Bene, sarà un'altra, sono morta per attestare che si può amare appassionatamente la vita e insieme accettare una morte necessaria. Concludo semplicemente. Passo alla conclusione ricordando quelle espressioni che fanno un po', come dire, da monito, per tornare appunto al concetto di monumento. Intanto quella di Piero Amato Perretta, che tra l'altro vedo campeggiare sulle magliette dell'ANPI. Questa esperienza aveva giovato qualcosa, era ovviamente quasi una profezia quella di Perretta, del padre di Perretta. Si impone una rieducazione profonda e costante, altrimenti nemmeno questa lezione servirà. E quella molto bella dell'insegnante scrittore francese de Courtemanche, pronunciata nell'alba della sua esecuzione, mi considero un poco come una foglia che cade dall'albero per fare terriccio. La qualità del terriccio dipenderà da quella delle foglie. O quell'appello per rettore insieme al curato, rifugi, uomini, vi ho amato, vigilate.